C'era una volta una calda ed accogliente casetta sulle rive del fiume Simeto, dove vivevano due fratelli. La più grande si chiamava Hallen. Era una bambina molto allegra, nonostante la natura non fosse stata clemente con lei, regalandole un vistoso orecchio lungo come quello di un asino. Per fortuna Hallen non dava peso alla sua condizione. Anzi, era la prima a riderci su. Giocava così tranquillamente con i suoi amici e senza fare alcuna assenza a scuola. Studiando il giusto, otteneva buoni risultati, specialmente durante le lezioni di musica. In paese le volevano tutti bene ed era sempre invitata alle feste perché nessuno come lei sapeva rallegrare gli invitati. Tanto spensierata era Allen, altrettanto scontroso e burbero era il più piccolo, di nome Tom. Anche lui aveva un enorme e lungo orecchio d'asino, ma non riusciva per niente a rassegnarsi. Passava così intere giornate, sfuggendo e vagabondando per le strade del paese, sempre intento a far dispetti a chiunque capitasse per la sua strada. Ahinoi, più cresceva, più era difficile per la sua mamma controllare le sue rocambolesche monellerie. Era tanto ribelle, ma così tanto, e non perdeva occasione per dimostrarlo, finendo per essere malvisto dai suoi amici e dagli abitanti del posto. Un giorno, durante le vacanze estive, la piccola Allen stava raccogliendo dei fiori ai piedi di un albero, quando, volgendo un po' più in là lo sguardo, notò un gruppo di spaventose streghe che ballavano e cantavano in una delle loro solite adunate. La povera Allen capì di essere stata scoperta, ma ormai non poteva andarsene. Le streghe, che volevano agire in gran segreto, pensarono di allontanarla, ma si accorsero subito di aver davanti una bambina brava ed ubbidiente. Così, con i loro poteri speciali, le fecero un bel regalo, togliendo quel lungo orecchio d'asino che portava sin dalla nascita. Allen, incredula, tornò a casa, raccontando tutto a Tom. Ma quest'ultimo, anziché essere felice per lei, cominciò a masticare amaro. Da qui l'invidia si trasformò in disprezzo, pensando e ripensando alla fortuna della sorella, che tanto sapeva suscitare simpatia intorno a sé, al contrario di lui. Non trovando pace, anche Tom, qualche pomeriggio più tardi, si recò nei pressi dell'albero, dove gironzolavano abitualmente le streghe. E fatto sta che riuscì a trovarsi faccia a faccia con loro, e se da un lato era parecchio spaventato, dall'altro era speranzoso di poter beneficiare dello stesso regalo fatto ad Allen. Ma la strega più anziana, dopo averlo osservato attentamente, disse: "Tu sei un tipo pieno di invidia nei confronti di tua sorella. Per questo voglio regalare a te quello che è stato tolto a lei." E detto fatto, gli venne attaccato sopra un secondo orecchio d'asino.